come triste Venezia, soltanto un anno dopo. Come triste Venezia, se non si ama più. Si cercano parole che nessuno dirà, e si vorrebbe piangere, non si può più. Come triste Venezia, se nella barca c'è soltanto un gondoliere che guarda verso te e non ti chiede niente, perché negli occhi tuoi e dentro la tua mente c'è soltanto lei. Allora, torniamo sullo scandalo e sull'inchiesta del MOSE. Dopo la lunga diretta di ieri, 13 ore non stop, abbiamo raccontato tutto quello che dovevamo raccontare, tutte le notizie che sono arrivate dall'alba in poi, telefonate, servizi, collegamenti in diretta con Venezia e con Padova, e oggi riprendiamo ovviamente a parlare di questa bomba politico-giudiziaria, perché è un vero e proprio terremoto dalle conseguenze inimmaginabili. Tra l'altro l'affare si sta ingrossando con il passare delle ore, si parla di ulteriori sviluppi, di una seconda ondata di arresti, ovviamente si sta parlando ancora degli arrestati eccellenti, Giorgio Orsoni, sindaco di Venezia, che è agli arresti domiciliari, Renato Chisso, l'assessore alle infrastrutture della regione del Veneto, invece nel carcere di Pisa. Ovviamente sono tutti uomini sotto torchio, sono sotto interrogatorio, tutti gli altri arrestati, perché i magistrati adesso vogliono capire meglio come funzionava il sistema del MOSE, di questa grande struttura che costa 5 miliardi e che dalla quale, insomma, era una specie di grossa mammella da cui tutti questi componenti di questo sistema serenissimo in qualche modo attingevano. Quindi un colpo di scena dietro l'altro, notizie che si accavallano. Oggi si è saputo, si è letto che dalla voce di Giovanni Mazzacurati, che l'ex numero uno del consorzio Venezia Nuova avrebbe portato ripetutamente a casa dello stesso Orsoni valigie piene di euro, per un totale di circa 500.000 euro per la campagna elettorale del 2010. È Mazzacurati che racconta, quindi le prove di cui parlano i magistrati sono queste, sono le testimonianze di Mazzacurati, di Baita, della Minutillo, di Colombelli, di tutti quelli che sono stati coinvolti fin dall'inizio, e poi tutti i pesci più piccoli che poi sono finiti nella rete. Allora, di questo parliamo. Anche ieri una valanga di sms, diteci la vostra. Questa sera, come sempre, siamo qui con i telefoni a vostra disposizione, e quindi mandateci opinioni, commenti, tutto quello che volete sapere. Se potremo anche darvi delle risposte, lo faremo. Allora, vi presento subito gli ospiti di questa sera. Angelo Squizzato, giornalista. Buonasera. Grazie Angelo per essere di nuovo qui, curatore della nostra rubrica fortunatissima dedicata all'agricoltura veneta. Pietro Bortoluzzi, consigliere provinciale di Fratelli d'Italia. Buonasera. Buonasera a tutti. Antonino Pipitone, consigliere regionale per l'Italia dei Valori. Buonasera a tutti. Presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro. Buonasera Presidente. Buonasera a tutti voi. Roberto Marcato. Buonasera. Buonasera Marcato, Lega Nord, anche il Presidente, cito tutti i partiti, e Marco Davilla del Movimento 5 Stelle, parlamentare del Movimento di Beppe Grillo. Allora, sapete cosa succedeva quando venivano consegnati i soldi, oppure venivano anche così indicate le cifre? Che venivano trascritte queste somme, però era di rigore la carta mangiabile. Cioè bisognava, allora segnavano 300.000 questo, 40.000 questo, e poi tiravano fuori la carta mangiabile e dice: se arriva la finanza, ce la mangiamo. Buona. Insomma, la inghiottivano. E quindi la prova scompariva, ma non è bastato. Servizio
sul Moses. Vediamo il riepilogo dell'inchiesta. Per la procura in ballo c'è 500.000 di euro. È la cifra che il consorzio Venezia Nuova avrebbe consegnato a Orsoni per essere eletto sindaco. Nell'interrogatorio del 31 luglio, Mazzacurati dice che parte dei fondi sono stati dati al primo cittadino tramite il suo segretario, parte da lui direttamente. Io l'ho portata a casa di Orsoni, alla fermata di San Silvestro a Venezia, racconta. Gli sono stati dati una cifra tra i 450 e i 500 e di questi il 10% mi sembra siano regolari, dice Mazzacurati che prosegue. Li ho portati in vari scaglioni. Ogni volta gli portavo 100.000 euro, 150.000 euro fino al completamento. Questo emerge dalle carte della procura. Daniele Grasso, il legale del primo cittadino, però, dopo aver letto la documentazione, si dice confortato. Intanto il prefetto ha sospeso Orsoni dalla carica di sindaco del comune di Venezia. Cuttaia ha inoltre trasmesso tutte le carte alla presidenza del Consiglio dei Ministri per le valutazioni di competenza. Lunedì è stato convocato un consiglio comunale straordinario. Simeonato ha espresso la volontà di continuare, ma per l'ex sindaco Massimo Cacciari dovrebbe prendere un'altra decisione. Il discorso è complesso. Io sarei dell'avviso che da tutti i punti di vista sarebbe molto più efficace che si sciogliesse il consiglio e si andasse al voto con un intervallo del commissario. Penso che sarebbe molto, molto meglio anche per il centro-sinistra veneziano procedere così. Impossibile governare una città come Venezia in queste condizioni. Non vedo una catastrofe di questo genere come Sandro Simeonato, a cui va tutta la mia stima e il mio affetto, come Sandro Simeonato possa reggere un consiglio comunale, commissioni eccetera, dove ci saranno ovviamente tutte le demagogie scatenate di questo mondo a cercare di rendergli impossibile la vita. Allora, questo era Massimo Cacciari, non è buona la carta mangiabile, è un saporaccio. No, Massimo Cacciari che oggi ha detto, quando ci sono questi fiumi di soldi, poi inevitabilmente, e non ci sono controlli, inevitabilmente poi spuntano le famose tangenti. Allora, Antonino Pipitone, oggi ho letto una sua dichiarazione in cui propone il commissariamento del consorzio. Ma quello che sta venendo fuori, cui avete fatto un brevissimo riassunto, ma che dà il quadro della indecenza e del quadro di disonestà che sta emergendo, è una cosa assolutamente inaccettabile, e io penso che il governo, come ha fatto per l'Expo, debba immediatamente intervenire dando garanzie ai cittadini che i soldi pubblici debbano rimanere nell'ottica e nell'ambito per cui sono stati stanziati. Questi meccanismi assolutamente allucinanti a cui stiamo assistendo in queste ore, di criminalità che appare sempre più diffusa, che riguarda pezzi della politica, pezzi dell'economia, pezzi anche della magistratura, veramente ci lasciano sconcertati e ci lasciano perplessi. Devo dire che noi come Italia dei Valori già qualche mese fa avevamo chiesto la convocazione urgente di un consiglio straordinario proprio sui fatti del MOSE, perché già notizie erano venute fuori nei mesi scorsi, e chiedevamo quindi al Presidente del Consiglio, al Presidente Zaia, di poterne discutere, perché la politica deve fare la sua parte. Io faccio parte di un partito che è stato molto penalizzato anche alle ultime elezioni, ma è un partito che su queste questioni è sempre stato in prima linea e ha pagato anche qualcuno di noi che in qualche regione non si è comportato bene, ma in 3 minuti l'abbiamo buttato fuori. L'Italia dei Valori oggi in Veneto a gran forza chiede trasparenza e chiede percorsi di garanzia dei cittadini. Cioè, è inaccettabile. Cioè, io mi chiedo oggi, col problema drammatico di tante famiglie, sentire che c'è qualcuno che poi ovviamente le prove le vedremo se saranno ovviamente poi confermate, ma qualcuno che si fece pagare 1 milione di euro l'anno
su un appalto che, voglio ricordare, 4 e qualcosa di miliardi già spesi e un altro 1,5 miliardi che dovrebbe essere speso a breve. Mi chiedo a sto punto se sono solo 20 milioni di euro le tangenti, probabilmente sono molto di più se questo è problema, si parla, ecco, sì. Perché se era il 5% come abbiamo tutti letto, 4 per 5 fa 20 e sono come minimo 200 milioni, e a sto punto ci chiediamo, ma scusa, e tutti gli altri megaparti già passati o che sono in corso? Da passante di Mestre ai progetti di finanza sulla sanità, perché le notizie che ci stanno arrivando sono drammatiche e noi possiamo mettere, guarda direttore, tutte le regole di questo mondo, ma se non c'è una discriminante, che una persona o è onesta o è disonesta, perché questa è la discriminante, perché noi possiamo veramente, abbiamo proposto sempre in Regione Veneto, ho visto che è stato ripreso anche dal Presidente Zai ieri sera, ne sono contento, il turnover dei massimi dirigenti della Regione, perché questo comunque impedisce che ci siano dei meccanismi che si possono consolidare e favorire determinate situazioni patologiche, però dico, se uno è disonesto non c'è niente da fare. Se viene uno da me per finanziarmi la campagna elettorale e mi dà 50.000 euro, mi chiedo perché mi dà questi soldi, giusto? Anche se me li dà in bianco, voglio dire, regolarmente. Penso che un politico dovrebbe verificare dove vengono i soldi per la sua campagna. A me nessuno ha mai dato soldi, per esempio. E se è qualcuno che me l'ha proposto, ho rifiutato. Perché mi chiede, proposto nel senso, dice ti pago, che so, la pizza con gli amici piuttosto. Preferisco non farla o pagarmela io, oppure se è partito dai fondi che li investa per i propri, per la campagna elettorale dei propri eletti, piuttosto che fare questi meccanismi. Perché è incomprensibile perché il consorzio Venezia Nuova favorisca alcuni politici, alcuni partiti, per esempio, e altri, guarda caso, da me non sono mai venuti. Ci sarà un motivo, probabilmente sanno che se vengono da me piuttosto che da qualche altro che è qua dentro, difficilmente qualcuno gli dirà di sì, no? E quindi è chiaro che il problema è delle persone e di un meccanismo di trasversale della politica che ha interessato pezzi di partiti importanti, che non è più accettabile non solo dai cittadini ma anche da chi fa politica in maniera onesta come me, se mi consente direttore. Allora, noi siamo nelle mani di meriti delinquenti ladri e noi a tirare la cinghia, tantissime sms anche questa sera. Intanto il prefetto di Venezia ha sospeso il sindaco Giorgio Orsoni dal suo incarico, gli è subentrato il vice sindaco Simeonatto, come avete sentito Cacciari diceva adesso più che il commissariamento bisognerà andare alle elezioni anticipate. Nel frattempo Luca Zaia ha interrotto il mandato dell'assessore Renato Pisso. Allora, Presidente, su tutto questo, sul fatto che insomma non si riesce da anni a trovare un sistema che impedisca che gli appalti vengano truccati, che ci siano le tangenti, insomma non si riesce evidentemente a evitare che... Ma credo che la discriminante, come sentivo poc'anzi, sia proprio uno è onesto o uno non è onesto, perché leggi, leggine e quant'altro, abbiamo visto che dagli anni 90, prima non si sapeva, ma dagli anni 90 in poi abbiamo visto che bene o male, dove ci sono grandi quantitativi di denaro, purtroppo ci sono anche tutte queste questioni. E questo credo che è un male, è un male profondo che amareggia, credo, quelle migliaia di amministratori che poi sono gli amministratori che devono rabbattarsi dalla mattina alla sera su quei problemi e che stanno attenti anche a vedere quali sono le aziende o le società che partecipano alle gare, perché io cerco sempre dirigenti che si arrangino, io non ne voglio mai sapere di queste cose, è giusto o non è giusto, ma io credo che ognuno deve avere il suo compito. Dire di questa questione, se guardiamo mediaticamente a livello mondiale, la città, la migliore città a livello del mondo che è Venezia, conosciuta in tutto il mondo, la figura che facciamo è una figura pellegrina. Io mi auguro che Orsoni, che tutti coloro che sono incriminati in questo momento possano appurare la loro estraneità di fatti, perché finché non c'è una sentenza definitiva non bisogna neanche colpevolizzare immediatamente. Io mi auguro che, ho letto in parte le carte, però per amore di Dio, noi siamo in uno stato di diritto dove deve prevalere la certezza della colpevolezza. Ma sarebbe anche un augurio nel senso da parte del sistema, perché
Venezia viene massacrata, un'alta tecnologia che sono le barriere per difesa dell'acqua alta, che era stata venduta a livello mondiale come una nuova tecnologia, made di architetti, ingegneri, migliori al mondo idraulici, che ha avuto dei costi esorbitanti, a questo punto sembra di dover dire, che distrugge un'immagine di una città, di tecnici, di tutto il sistema anche tecnologico e professionale italiano, credo che sia l'indotto del danno assolutamente devastante sotto l'aspetto del nostro territorio. Il Veneto ne esce sicuramente, benché il nostro governatore Luca Zaia sicuramente è strano e ha fatto benissimo le sue azioni fino a questo momento, ne esce il Veneto, ne esce come una realtà che sicuramente paga pegno di fronte a queste cose. È un momento sicuramente terribile, dove purtroppo vengono massificati poi anche tutti gli amministratori, perché dopo si parla che generalmente i politici rubano tutti, gli amministratori rubano tutti, cosa che non è vero. Se pensiamo alle migliaia di sindaci, io ho fatto per esempio, quando sono presidente dal 2005 ad oggi, ho fatto appalti pubblici nell'ordine di 500-600 milioni di euro in questi 10 anni, non abbiamo mai avuto nessun problema. Allora non bisogna generalizzare, io credo. Bisogna distinguere, come si diceva prima, o uno è onesto o uno non è onesto. Questa è sicuramente la griglia. L'immagine di un territorio come il nostro sicuramente è, ne usciamo devastati da parte di tutti. Poi ci sono tanti punti di domanda. Per quale motivo esce adesso, dopo le elezioni europee, questa indagine? Per quale motivo prima del ballottaggio? Di ballottaggi che ci sono, ma queste sono cose magari anche di secondo livello. Sicuramente noi ne usciamo devastati da questa situazione, e la mia grande preoccupazione in questo momento è una: Renzi da 2 anni, prima con Letta, e da Monti, Letta, Renzi, stanno accentrando tutto a Roma il potere, perché dicono che il federalismo era l'origine del debito pubblico. A fronte di eventi tipo questo, a fronte di quello che sta succedendo, è successo pochi giorni fa a Milano sull'Expo, io mi auguro che non ci sia la tentazione da parte dei centralisti, burocrati e governativi nazionali di riportare tutto a Roma, perché ritorneremo agli anni 90 o agli anni 80, dove purtroppo si cambia il luogo, ma però poi a fronte di grandi volumi sussistono ancora, se non vengono modificate le norme, e appetiti che poi derivano e vengono denunciati e colpiti come in questa maniera. Allora, chi ruba così non deve più lavorare in politica o in società pubblica nel privato, se lo vogliono e se dura. Allora, ieri sera avevamo qui un turbinio di ospiti, ce ne sono stati tantissimi, c'è stato anche il grande accusatore Sergio Berlato, che oggi abbiamo nuovamente incontrato e abbiamo intervistato. Ma prima vorrei precisare il titolo: Veneti schiacciati dalle mazzette. È giovedì, di solito parliamo dei veneti schiacciati dalla crisi, stasera parliamo anche di quelle che sono le conseguenze per i veneti, per l'intera popolazione, di uno tsunami come questo, perché per esempio abbiamo visto che ci sono tante imprese che sono state costrette a chiudere perché c'erano gli appalti truccati, abbiamo visto che c'erano tanti imprenditori che cercavano di lavorare con le aziende pubbliche e non riuscivano a lavorare perché c'erano gli amici degli amici. Insomma, chiediamoci anche quali sono le conseguenze per i cittadini. Vediamo allora cosa ha detto Sergio Berlato ai nostri microfoni. Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi o nei prossimi anni? Ma io credo che tra poco emergeranno gli esiti delle indagini non solo sul MOSE e sull'Expo, ma anche sulla sanità veneta. Lì è veramente il marcio che deve essere chiarito, portando a luce le responsabilità di coloro che hanno speculato sulla salute dei cittadini, facendo mancare servizi essenziali per garantire l'arricchimento di pochi privati con la connivenza di politici ladri e corrotti. Poi c'è tutto il quadro legato ai project finance, questo strumento che è usato in maniera impropria, fa sì che la Regione sia chiamata a pagare interessi per i prossimi 24-29 anni, interessi esorbitanti che superano il 10%, mentre la reperibilità delle risorse finanziarie presso gli istituti bancari ammonta all'1-2%, quindi il codice chiaramente dice che in questi casi
va riscontrato l'usura, il reato dell'usura. È molto importante il riconoscimento dell'usura, perché con il riconoscimento del reato dell'usura la Regione potrà recedere da tutti i contratti stipulati con i privati attraverso il project financing, e questo permetterà la liberazione di una quantità enorme di risorse finanziarie che potranno essere messe a disposizione dei cittadini, delle famiglie e delle imprese venete. Allora, insomma, è solo l'inizio, ha detto addirittura Berlato di nuovo in questo studio. A Piero Bortoluzzi, noi ci domandiamo spesso, il giovedì sera soprattutto, se gli 80 euro a chi guadagna meno di 1500 possono bastare, se serve il reddito di cittadinanza, se, dove si possono trovare le risorse. Poi si scopre che ci sono fiumi di denaro, no? A cui pochi attingono e gli altri... È chiaro lo sconcerto, no? Vedi la sproporzione terrificante fra 80 euro che sembrano una panacea per addirittura rilanciare l'economia, i consumi, e poi dopo c'è chi dal 1999, se sono vere, no, quelle che spaiono evidenze processuali, percepisce 250.000, 1 milione, oppure una tantum, 560.000 euro per fare la campagna elettorale, e poi dopo è chiaro che questo non può non essere valutato in quella che è la sua vera dimensione, cioè la dimensione morale, non solo politica. Perché quello che a me sconcerta è il fatto che, sì, Pipitone prima diceva facciamo commissariamento del Consorzio Venezia Nuova, come è stato fatto sull'Expo, ma per me la questione è più ampia, perché qui noi siamo di fronte alla ormai acclarata dimostrazione che c'è un sistema, c'è un modo di gestire non solo l'appalto MOSE, che è un'anomalia assoluta, perché solo Consorzio Venezia Nuova è quello che fa il progetto, è quello che lo realizza, è quello che controlla che il progetto venga realizzato nel modo migliore, è quello che fa gli acquisti, è quello che fa i contratti per scegliersi i professionisti, quindi è una realtà fuori da qualsiasi possibilità di controllo, un'anomalia assoluta che anche in Europa era stata già segnalata. Vabbè, io purtroppo sto all'opposizione da quando avevo i calzoncini corti, quando avevo ancora i capelli fluenti, non avevo gli occhi azzurri come mio figlio, però non si sa mai, e da allora tutto quello che noi abbiamo cercato di dire veniva sbertucciato, e a me ha fatto molto piacere vedere però nella copertina che col Come Triste Venezia non c'era solo la triste faccia con la barbetta grigetta e l'occhiale del nostro sindaco ultimo, ma c'era la filiera di quelli che sono 20-25 anni di gestione unica, continuativa, perché il Comune di Venezia non ha avuto cambiamenti. Sentire filosofeggiare Massimo Cacciari come se fosse apparso dal nulla a spiegarci qual è l'etica e la morale dell'amministrazione, dopo che ha fatto per 3 volte il sindaco a Venezia e ha costruito alcune delle premesse per le quali si sia arrivati a questo livello, volente o nolente, poi sull'onestà culturale di Cacciari è inutile stare là neanche a discutere, infatti ha fatto una considerazione che chiunque farebbe, quella di dire che con un sindaco in galera la prima cosa da fare è andare a elezioni il prima possibile, commissariare e non consentire all'amministrazione di continuare. D'altronde cosa ha fatto dall'altra parte Zaia? Ha appena avuto l'evidenza, ha tolto le deleghe e ha anche rimosso i 3 funzionari sui quali si stava discutendo. Invece il Comune di Venezia come ha reagito? Il vice sindaco ha convocato la sua maggioranza e ha detto resistiamo, perché se andiamo via noi la città entra in crisi. È intervenuta addirittura la consigliera Seibezzi a dirci che bisogna assolutamente non commissariare il comune, se no alcune politiche di quelle straordinariamente sociali che riesce a fare il nostro comune non si farebbero più. E allora commissariamolo subito, perché se dobbiamo spendere i soldi pubblici per fare i libretti per educare i nostri bambini alla cultura transgender, allora forse è bene avere un commissario. Si è creato un meccanismo diabolico a Venezia, un meccanismo diabolico che distrugge l'immagine della città che rappresenta anche il Veneto in un momento tra l'altro assurdo. Oggi io ho partecipato alle prime vernici della Biennale Architettura, con uno sconcerto terrificante da parte degli ospiti internazionali che arrivano nella nostra città, arrivano a Venezia per un evento che ha una rilevanza molto più forte di quella che noi percepiamo, perché non è un turismo di basso livello, ma è un evento culturalmente rilevante che crea tutta una serie di altri indotti.
primo ministro cinese che vuole incontrare l'amministrazione comunale e che trova insomma un po' imbarazzata la delegata dal sindaco a dire beh non si può, no? Situazioni terrificanti e questo noi lo pagheremo poi alla lunga. E anche l'immagine complessiva di un nord che è peggio del sud che c'è stato dipinto come il sud tangentaro, Roma ladrona, alla fine noi abbiamo Milano e Venezia che sono le capitali oggi delle tangenti, del malaffare. Ovvio che purtroppo temo sia solamente una cima, solamente la un passaggio, solamente la punta di un iceberg. Grazie professore. Allora, tantissimi messaggi, continuate a mandarceli. L'accusa più così, tra le più clamorose è quella fatta a Giancarlo Galan, che ha detto che dimostrerà la sua estraneità ai fatti e vorrà parlare al più presto con i magistrati, ma i magistrati ritengono che sia stato proprio stipendiato, forse a libro paga, l'ex governatore del consorzio Venezia Nuova per circa 900.000 euro all'anno, insomma quasi 1 milione all'anno per 10 o 15 anni del suo mandato, per intervenire qualora ci fossero stati dei problemi nelle autorizzazioni, nella costruzione della diga di roccia che appunto è stata costruita per far passare anche le navi, insomma accuse pesantissime. Vediamo un ritratto di una delle arrestate, è un ingegnere, Maria Brotto, questa è una donna vicinissima, molto conosciuta a Venezia, è rosatese di origine ma molto vicina al presidente, all'ex presidente Giovanni Mazzacurati. Vediamo il servizio. C'è anche una rosatese tra le 35 persone per cui la Procura di Venezia ha chiesto l'arresto nell'ambito dell'inchiesta sul MOSE. Maria Teresa Brotto, manager nata a Bassano nel 1963, per molti anni residente a Padova, dove ha conseguito la laurea in ingegneria, poi trasferita a Venezia, dove attualmente vive. Molto conosciuta negli ambienti imprenditoriali veneti, Brotto ha ricoperto ruoli di primo piano nella Tetis, una società di ricerca ingegneristica con sede all'interno dell'Arsenale di Venezia, oltre che nel consorzio Venezia Nuova, un insieme di grandi imprese di costruzioni nazionali, cooperative e aziende locali, concessionario delle opere per la salvaguardia della laguna di Venezia dal Ministero delle Infrastrutture e dal Magistrato alle Acque. Il marito, Daniele Rinaldo, è il titolare di uno studio che si occupa dell'ingegneria del MOSE. Il nome di Maria Teresa Brotto va ad aggiungersi a quello di altri due vicentini colpiti da provvedimento restrittivo, l'europarlamentare uscente Amalia Sartori, ex presidente del Consiglio regionale del Veneto, e Roberto Meneguzzo, amministratore della Palladio Finanziaria S.p.A. Domani inizieranno i primi interrogatori, l'assessore Chisso a Padova, il sindaco Orsoni nell'aula bunker a Venezia, il sistema corruttivo impressionante secondo l'impianto accusatorio e muoveva milioni di euro, il tutto condito dal monito di un altro europarlamentare uscente vicentino, Sergio Berlato, da tempo impegnato a denunciare ciò che definisce il sistema del malaffare in Veneto, che commentando gli sviluppi dell'inchiesta ha affermato è solo l'inizio. Allora, servizio di Filippo Fois, Roberto Marcato, e tra l'altro i particolari che sono usciti, la villa di Giancarlo Galan a Cinto Euganeo, i cui lavori sarebbero stati finanziati proprio ancora dalla Mantovani e dal Consorzio Venezia Nuova, poi la parentopoli, assunzione di figli, regali per tutti, vacanze, insomma siamo a livello diciamo della cricca di Anemone, perché non è molto diverso, no? Anche l'atteggiamento, anche la mancanza di pudore di molti di questi personaggi, stando alle accuse che, ripetiamo, andranno provate e andranno comprovate da una sentenza definitiva dopo un lungo processo, perché di lungo processo si tratterà. Allora, direttore, permetto che io farò una considerazione molto pesante. Adesso, però alla luce dei fatti mi sento in dovere di farla. Allora, quello che emerge da tutte queste indagini, da quello che abbiamo letto sui giornali, è che in realtà si cercava di dilatare i tempi per far lievitare i costi in modo tale che ci fosse un po' più mangime per i figli. Si fanno 30 anni che si, ecco, allora, si parla alla luce di questo. Alla luce di questo io devo però, come dire, rivedere un fatto che è accaduto. Nel 2009 viene approvato un protocollo d'intesa per il nuovo ospedale di Padova, voluto da Zanonato e da Galan, un ospedale che costa, quel protocollo d'intesa, costa 1,7 miliardi di euro.
La finanziabilità di questo progetto prevede l'intervento di un project financing per 1,3 miliardi di euro. Io su questo, dopo la firma, a parte che ho trovato poco elegante dal punto di vista istituzionale che una settimana prima della fine del mandato di Galan si arrivi a firmare un protocollo di questa natura, che avrebbe impegnato comunque la Regione Veneto per i prossimi 1000 anni, venga firmato un mese prima della scadenza naturale, l'ho trovato poco elegante istituzionalmente, ma soprattutto il costo complessivo di quell'opera e questa deriva di 1,3 miliardi di project financing, io sono uscito immediatamente. Montagliano fosse, questo è il gazzettino del 27/9/2010, l'accordo dell'ospedale per noi è carta straccia. E quello che io sottolineavo era esattamente il costo e il project financing. Improvvisamente, io poi in quell'articolo mi auguro che il nuovo presidente Luca Zaia riveda il progetto, per farla breve, oggi noi abbiamo un progetto sul nuovo ospedale che costa 5-600 mila euro e non c'è nemmeno l'ombra del project financing. Quello che adesso mi chiedo, io mi rivolgo ovviamente alla procura della Repubblica perché è una cosa delicatissima questa, alla procura della Repubblica di Padova, da cittadino e da rappresentante delle istituzioni: come è possibile che nel 2009 fosse necessario un ospedale di 1,7 miliardi di euro e nel 2014 invece si possa fare un ospedale che rispetta le direttive europee e costa meno di un terzo di quell'ospedale? Non vorrei, io uso il condizionale, non vorrei che la logica che sottendeva a quel costo fosse esattamente quella che ha costretto il MOSE a questa crescita esponenziale dei costi. Perché sarebbe molto molto grave. L'operazione io l'ho trovata indigesta da subito, l'ho detta, ho spaccato ovviamente quel fronte e poi si è rivisto tutto. Tra l'altro un'altra cosa che è emersa poi e l'hanno riportata i giornali, questo è il Corriere del Veneto del 24/7/2013, cene e consulenze, l'ombra del consorzio sulla sanità veneta. E c'è questa cena fatta alle Calandre, che poi non so chi va, da Ciccio Nuoto, no? I va alle Calandre a mangiare. E in quella cena c'è Mazzacurati, che credo lo conosciamo tutti, è agli arresti oggi. C'è Mazzacurati, c'è Zanonato e c'è il rettore Zaccaria, e in quella cena parlano dell'ospedale. La preoccupazione poi dalle intercettazioni, perché ovviamente non sapevano di avere Mazzacurati e altri, di avere un amico spia, la preoccupazione è che con Zaia si raffreddi questa volontà del project financing e i privati sono preoccupati. Allora, io capisco tutto, magari non c'è nessun reato, ma da amministratore locale che sta lì a guardare anche i 100 euro, credo che su questa faccenda sia necessario fare chiarezza immediatamente. E questo è il dato pesante su cui bisogna porre l'attenzione. Ed è tra l'altro ancora oggi il sindaco Ivo Rossi e Zanonato insistono per fare il nuovo ospedale a Padova Ovest, quando si potrebbe invece ristrutturare il vecchio ospedale con un costo completamente diverso. Si possono sentire queste cose? Non si possono sentire? Vatti a leggere i giornali. Io ho mille difetti, ma quando parlo io sono sempre documentato. Uno, due, ho il difetto di essere estremamente chiaro, per cui le dichiarazioni che faccio da 3, 4, 5 anni i giornali mi riportano virgolettate, e quindi io sono serenissimo da questo punto di vista. Sul fatto della nuova Tangentopoli, io credo che ci sia un elemento di novità straordinariamente grande rispetto alla Tangentopoli che noi conoscevamo negli anni 90, che è la finanza. Oggi noi purtroppo, per la restrizione che le casse erariali dei comuni, delle province e delle regioni hanno, gli amministratori locali si sono inventati di tutto.
Allora, improvvisamente è arrivato il project financing che sembrava la panacea di tutti i mali. Ci siamo inventati i warrant e le coperture sui mutui a tasso variabile e anche là un disastro finanziario. Abbiamo usato i derivati per fare finanza. Tutto questo per liberare risorse. Non avendo la consapevolezza che questi strumenti sono assolutamente incontrollabili. Sono strumenti finanziari che non sono monitorabili assolutamente e l'unico che vince è la banca o il privato. Questa è la novità vera rispetto alla Tangentopoli di allora, la presenza innovativa della fantasia finanziaria dei nostri amministratori. L'ha fatto però queste cose. Allora, Pipitone voleva replicare, poi torniamo parto dall'ultima cosa. Sui progetti di finanza, come Commissione Sanità e Regione Veneto, abbiamo dimostrato chiaramente che sono un grande affare per i privati e un accordo d'accordo per il pubblico. No, chiedo a Marcato, che è della Lega. Scusami Marcato, ma da quanti anni ci sono assessori leghisti alla sanità? Stai sul pezzo, parla. Va bene, numero uno. Stai sul pezzo, parla dell'ospedale. Io ho fatto un'accusa precisa. Stai sul pezzo. Ora ci arrivo. Allora, questo per dire che i progetti di finanza sono una scelta fatta dall'amministrazione in Veneto di PDL e Lega di questi anni. Questa è la prima cosa. Stai sul pezzo. Ospedale di Padova, dici delle cose che non sono vere. Quali? Due. La prima. Il progetto di... Allora, innanzitutto è la regione che decide se fare o no l'ospedale. Un sindaco può dire che lo vuole oppure no. No, dimmi dove, non ho detto la verità sul protocollo firmato da Zaronato se e fai, da Lanti. Se mi fai parlare. Dimmi dove se mi fai parlare. Dimmi dove ho detto. No, hai detto cose scorrette. Dimmi quali sono. Inesatte e non precise. Dimmi quali sono però. Se mi fai parlare. Ma non posso fa fumoso come fate voi politici. Prego. Fumoso sarai tu perché stai dicendo una serie di cose solo per farti campagna elettorale. Uno, allora. L'ospedale, il nuovo ospedale, non lo decide il sindaco di un paese. E nemmeno chi è che ha firmato il protocollo da 1,7 miliardi? Non prendere in giro le persone. Cosa? Chi è che ha firmato il protocollo da 1,7 miliardi per l'ospedale di Padova? Il Patadio. Chi è che l'ha firmato? L'ha firmato Zaronato e l'ha firmato Galante. Okay. Sì o no? Vabbè, sì, no. Sì o no? Ma io mica ti contesto che ha detto stasera. Allora, dove fanno le precisioni? Quello che ha detto dopo. Cosa sarebbe? Galan, prima, quando ha chiuso il mandato, ha fatto una cosa che non sta né in cielo né in terra, sono d'accordo con lui. Vabbè, firma un protocollo per fare il nuovo ospedale. Il sindaco con cosa lo firma? Fatti loro, non mi interessa. No, fatti loro, ci cadono. Quello che voglio far capire è che non è vero quello che dice lui, è che la programmazione sanitaria non dipende da nessun sindaco, dipende dalla regione. Vuoi rispondere sul ospedale di Padova, per piacere, visto che sul progetto di finanza Padova, l'ospedale di Padova, non sta a fare discorsi fumosi. Allora, Italia dei valori, Padova. Allora, direttore, o mi fai argomentare e faccio capire, dico cazzate, poi non mi stai dicendo delle sciocchezze. Dimmi quali, lasciamo che la strategia è quella di non fare. Io posso anche non parlare, ma solo per rispetto ai cittadini. La verità, se mi fai parlare, io non ti ho interrotto. Dimmi qua. Mi fai parlare. Scusate, Marcato, lasciamo direttore, mi si consente di fare un minuto di ragionamento ai cittadini, non finiamo più, gli altri non hanno tempo per parlare. Uno. Dai. Chi decide di fare l'ospedale è la Regione Veneto, va bene, non è il sindaco. Il sindaco può dire che lo vuole, che non lo vuole, cioè, ma è la Regione. Oh, due, l'attuale ospedale di Padova, progetto, di cui il promotore e l'azienda sanitaria di Padova prevede il progetto di finanza che ha scelto la Luca Zaia. No, non puoi dire queste cose. C'è la commissione tecnica che ha scelto quell'ospedale. Non puoi dire questa. E sei consigliere regionale. Mi fai parlare? E sei consigliere regionale. Mi fai parlare? Allora andiamo più avanti. L'ospedale di Padova oggi, e io ho chiesto più volte, l'ultima interrogazione l'ho fatta il 7 di maggio, ho chiesto al presidente Zaia di bloccare l'iter dell'ospedale di Padova. Perché c'è un iter in cui si prevede il progetto
Veneto di Finanza. E chi ha fatto questa scelta è la giunta regionale del Veneto. Poi l'hanno fatta i dirigenti, giustamente, ma è una scelta politica. Quindi il sindaco di Padova non c'entra nulla, come non c'entra il presidente della provincia di Padova, non c'entra nulla, perché le scelte di politica sanitaria le fa la politica regionale. E questo per onestà. Quindi oggi a Padova il nuovo ospedale, c'è un progetto di finanza in corso che è stato fatto da un'agenzia, da una associazione di imprese, che ha proposto al promotore, che è l'azienda ospedaliera di Padova, e se non si interviene per bloccare questo processo, dopo un certo periodo di tempo si dovrà andare in gara col progetto di finanza. No, ho risposto. 1,7 miliardi, perché? Va bene, ma adesso non c'è stato alcun progetto, cioè non ho capito, ma parli di cose che non stanno, allora, in terra di 10 anni fa, non lo so, francamente non devo rispondere lei. Ho capito le vostre io dico le cose come stanno oggi. La procura deve andare avanti, io me lo auguro. La procura deve andare avanti, come deve andare avanti? Altri domiciliari, sequestrare tutto a tutti e poi galera a tutti. Intanto sono stati confiscati beni dalla Guardia di Finanza per 40 milioni di euro. Andiamo di nuovo, mettiamo i piedi nel piatto e vediamo ancora sui collegamenti, possibilità Expo 2015 e l'inchiesta veneziana. Vediamo questo servizio Mose Expo 2015. Per il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone, la Tangentopoli veneta è più grave dello scandalo Expo. 35 arresti, 100 denunce, triangolazioni finanziarie, mazzette e giochi di potere. La grande ombra del consorzio Venezia Nuova e della Mantovani, che secondo i magistrati avrebbero oliato il meccanismo con flussi di denaro costante. Gli emissari del consorzio, stando all'ordinanza, sono arrivati a consegnare i soldi anche in consiglio regionale. Sto facendo il giro per distribuire, dice un Pio Savioli divertito al telefono intercettato. Il denaro andava agli uomini, preciserà poi Baita ai magistrati, per i partiti ho fatto poca roba. Uno stipendio da centinaia di migliaia di euro per l'ex governatore Giancarlo Galan e l'assessore alle infrastrutture Renato Chisso. Il primo in attesa della decisione della Camera sul via libera all'arresto, il secondo finito in cella nella giornata di ieri e che ha comunicato con un telegramma le sue dimissioni irrevocabili prima ancora che Zaia gli togliesse le deleghe. Tentacoli anche sulle campagne elettorali, come per il sindaco Orsoni, il consigliere regionale PD Marchese e l'europarlamentare di Forza Italia Alia Sartori, che sarebbero stati finanziati tutti illecitamente. Fondi creati ad hoc con un giro di fatturazioni false. Questo filone d'inchiesta sarebbe partito dalla scoperta di alcuni foglietti tra la documentazione riservata del consorzio, nascosti da un dipendente a casa dei genitori. Appunti scritti su carta mangiabile, come si raccomanda un uomo del consorzio in un'intercettazione per non lasciare prove. Numerose associazioni che difendono i diritti dei consumatori intanto hanno fatto sapere che si costituiranno parte civile nel processo. Queste ore che la vicenda si sta svolgendo la stiamo monitorando da vicino, l'ufficio legale è già al lavoro, perché la nostra intenzione, appena si aprirà il processo, costituirsi parte civile, in quanto riteniamo che la collettività in questo caso è rimasta offesa. Allora, servizio di Lorenzo Monegato, prima di andare dal deputato del Movimento 5 Stelle Marco Davilla, abbiamo in linea, lo sentiamo subito, Luigi Brugnaro, imprenditore del direttivo nazionale di Confindustria. Buonasera Presidente. Allora, so che lei è in treno, vediamo se riusciamo, comunque la sento bene, subito una sua opinione insomma sulle industrie, no? In questo caso industrie che sono ovviamente favorite, altre sono lasciate fuori, con imprenditori che a volte devono sottomettersi a questi diktat e alcuni hanno detto pur di andare avanti mi accontento delle briciole ma tutto il resto se lo mangiano gli altri, anche quando non hanno vinto la gara d'appalto. No, qui non si deve accontentare proprio di nessuno, cioè chi accetta di pagare è colpevole come chi chiede di essere pagato. Dobbiamo fare pulizia su queste cose e parlare chiaro. Cioè, chi accetta di essere imprenditore, di accettare una sfida del mercato, ne accetta conseguenze fino in fondo. Vogliamo trasparenza e pulizia. Chi paga o è concusso è obbligato a pagare, non importa. Secondo noi l'importante è che falsifica il mercato e imbroglia i suoi stessi colleghi. Per cui non ci interessa niente, dobbiamo fare pulizia prima di tutto anche al nostro interno. Non ci sono scuse, non ci sono scusanti.
Detto questo, le grandi opere devono andare avanti, perché ho sentito che in tutto questo marasma si fanno avanti di nuovo i comitati, i comitatini, per dire noi l'avevamo detto, gli appalti, la grande opera è soprattutto una grande scusa, un grande trucco. Io sto tornando da Milano, sono in treno e se il treno andava più veloce arrivavo a casa prima. E con me tutte le persone che sono in treno in questo momento. Quindi cerchiamo di ricordarci che le grandi opere non sono fatte per qualcuno, o meglio, non dovrebbero essere fatte per qualcuno, ma devono essere fatte per la collettività. Il MOSE deve andare avanti, ormai è all'87% costruito. Io mi auguro e mi attendo che sia e sarà una grande opera di ingegneria italiana, se che riusciamo a esportare anche questa. Purtroppo abbiamo queste brutte pagine che certo. Ci schifano e ci vergognano, evidentemente ci fanno vergogna. Senta Presidente, qui molti dicono a questo punto l'area metropolitana, lei è tra quelli che l'hanno sempre così sollecitata, non avrà più speranza. Lei come la pensa su questo? Ma che facciano i melagrami da un'altra parte, siamo pieni di melagrami. Qui c'è pieno di avvoltoi e di serpentelli, cioè non serve a niente. La grande città è la città di tutti, certamente non è la città dei ladri. Sembra che la magistratura e le forze dell'ordine faranno il loro lavoro, lo stanno facendo. Voglio ricordare a tutti i signori che fanno questi ragionamenti che nel Veneto e a Milano, per esempio in Lombardia, ancora si possono fare. Ricordatevi tutte le aree del sud e quant'altro dove da 50 anni c'è la mafia e si spara alle persone per bene. Qui almeno abbiamo ancora una forza dello Stato, una forza delle istituzioni che guardano avanti. La città metropolitana non c'entra proprio nulla, anzi, sarà il caso di accelerarla e di rendere tutti i cittadini di Venezia e gli veneziani finalmente liberi da questi orpelli, da queste chiume di tradizioni che fanno solo che da ridere adesso. Siamo nel 2014, devo essere una svegliata, ha detto in italiano. Cerchiamo di cominciare a ragionare sul mondo. A casa i ladri, o comunque si difendano dove devono difendersi, noi non facciamo i processi certamente in televisione, però difendiamoci anche da questi movimentismi e da questa gente che vorrebbe farci tornare alle baracche e alle palafitte. Grazie Presidente, buon lavoro, buon viaggio, poi ci rivedremo in studio prossimamente. Grazie direttore, grazie. Arrivederci, grazie tanto. Allora, onorevole Davilla, io ricordo il giorno in cui Beppe Grillo con diversi parlamentari entrò con dei pullman all'Expo dicendo guardate cosa sta succedendo e cosa succederà, perché aveva così anticipato quello che poi sarebbe accaduto. Direttore, il Movimento 5 Stelle fa un po' la parte della Cassandra, no? Sono 5 anni, noi denunciamo le cose, diciamo che le grandi opere sono l'occasione che poi creano queste situazioni e quindi c'è da fare una riflessione che parte da 2 punti. La prima considerazione è, si tratta di alcune mele marce che quindi una volta estirpate possono poi far continuare queste opere, o si tratta di un sistema politico imprenditoriale che ormai è diffuso e che condiziona quindi queste opere? Ecco, alla luce anche di alcuni sms che ho letto, per molti cittadini, per me cittadino fino a poco più di un anno fa, era abbastanza evidente questa cosa e non vedo del populismo questo, vedo degli indizi ben chiari. Quando ci sono pochissime imprese che si impossessano dei più importanti appalti di una regione, e una di queste è la Mantovani ovviamente, ovviamente non è possibile che ci sia trasparenza, che ci sia correttezza in questi appalti. Però qui allora, da ex cittadino in questo momento, perché rappresento le istituzioni, da cittadino ma da cittadino nelle istituzioni, dico come è possibile che chi rappresenta le istituzioni, chi ha rappresentato le istituzioni fino a questo momento, non si sia accorto, come se ne accorge un normale cittadino, di questa situazione. E quindi torniamo a questo concetto di un sistema politico imprenditoriale. È un sistema politico imprenditoriale che viene combattuto dal Movimento 5 Stelle, ed ecco perché noi non accettiamo alleanze. Non accettiamo alleanze perché partiamo da questa convinzione che andare ad alleanza con i partiti che governano l'Italia adesso, tutti gli schieramenti, significa comunque intrecciarsi con queste situazioni. La seconda considerazione che devo fare riguarda, e qua riprendo anche le parole del Presidente Brugnaro, questa distinzione
tra aspetto tecnico, quindi l'opera utile, l'opera serve ai cittadini, sleghiamo l'opera da queste persone che delinquono, o che ovviamente la premessa doverosa è la magistratura dovrà fare le sue indagini e accerterà le responsabilità, però la valutazione politica è questa. E invece noi diciamo che non è possibile slegare, a proprio alla luce dell'idea che ci sia un sistema politico imprenditoriale, non è possibile slegare l'opera da questo sistema, perché l'opera è strumentale al sistema, perché si parte da un'opera che rispetto alle opzioni possibili costa 3, 4, 5 volte di più già in partenza rispetto alle alternative. Poi vediamo come no, è stato il caso delle famose cerniere del Mose, come vengono fatte delle scelte che tecnicamente non sono, vengono criticate dagli esperti. Sono stati licenziati due ingegneri del magistrato alle acque che dicevano le cerniere in fusione sono meglio delle cerniere saldate, ma siccome l'azienda che avrebbe dovuto prendere l'appalto, la FIT, che tra l'altro a ottobre ha ricevuto comunque anche lì degli avvisi di garanzia per legami con la mafia, quindi stiamo coprendo un ventaglio molto ampio dal punto di vista di reati, ecco, quegli ingegneri sono stati licenziati per poter dare l'appalto a questa azienda che tra l'altro dipendeva dalla Mantovani se stessa. Quindi alla luce di questo quadro è chiaro come il Movimento 5 Stelle non è che no, si può dire questi movimentisti che sono contro alla modernità, che vogliono vivere come ai tempi delle caverne, non è certo questa la questione. La questione è che va combattuto, e quello che fa il Movimento 5 Stelle è combattere ogni giorno questo sistema di collusione. Senta, onorevole Davila, una risposta breve. Lei è d'accordo con chi dice nel suo movimento che se queste accuse fossero arrivate e questi arresti fossero arrivati prima del 25 maggio, prima delle europee, il vostro risultato sarebbe stato diverso? Guardi, io non faccio dietrologia, non mi interessano queste considerazioni e non mi interessa vincere le elezioni alla luce, perché poi si possa dire ecco la giustizia è orologeria, eccetera. Quello che è importante secondo me è stare su questi fatti e far capire bene ai cittadini com'è la situazione. Io sono veneto e dopo lo scandalo Mose non so se sono ancora fiero di esserlo. Politici corrotti, ci avete rovinato la vita e di sogni. Vediamo cosa ha detto oggi a Lorenzo Munegato Vittorio Sgarbi. L'abbiamo chiamato perché Vittorio Sgarbi aveva una lunga storia anche con Giancarlo Galan quando voleva diventare sovrintendente, ha accusato Galan di non averlo voluto. Insomma, sentiamo cosa dice il notissimo critico d'arte. Dalla prima Tangentopoli in cui io contro Di Pietro difese la classe politica rispetto al fatto che il movimento di danari illeciti c'era, ma la finalità di far vivere i partiti e anche di garantire dei privilegi che però erano interni alla politica, quindi c'era una confusione fra il privato e il pubblico, davano un minimo di logica al fatto che ci fossero questi interventi tangenti che sono obiettivamente illegali, ma mi sembrava che l'abbattimento della classe politica attraverso questo percorso, che non prevedeva tra l'altro l'ex PC, fosse politicamente arbitrario, ci fosse un elemento. Oggi sono totalmente dalla parte dei giudici, perché quello che è avvenuto non presuppone più che i personaggi implicati prendessero soldi per un partito e in piccola parte per sé, ma solo per sé, come corrotti e basta. È inimmaginabile che Galan abbia dato dei soldi a Forza Italia e quindi si prendeva per sé. Cosa gravissima, ma tanto che mi fa essere da garantista che ero, per le cose che ho detto all'inizio rispetto a quello che mi sembrava un meccanismo diverso, molto più innocente De Michelis, che spendeva i soldi nelle discoteche, ma era un partito nella sua misura di denaro che entrava
nel pubblico e nel privato insieme. Cioè, mi pare che a quell'epoca ci fosse una confusione tra privato e pubblico, ma il pubblico non fosse umiliato. Qui invece il pubblico è umiliato. Quindi Galan è infinitamente peggio di De Michelis e sicuramente non ha dato una sola lira al suo partito. Allora, su questo, allora ero garantista, oggi sono giustizialista. I magistrati devono andare avanti e stanare questi ladri e delinquenti. Ora, potrà sempre dire, quando parlerà dall'altro alla Camera, che queste sono ricostruzioni di fantasia. Io credo che siano vere. Pensavo che fosse molto furbo per non farsi scoprire, invece non è neanche furbo. Tra l'altro, quando penso che per la Corte dei Conti, che eccepiva su una questione veramente formale, non mi ha rovinato sovrintendente, dico adesso paga. Cioè, io ero un sovrintendente a Venezia che ha fatto di tutto, non ho preceduto, non mi hanno mai pagato uno stipendio, mai pagato uno stipendio. E questo per dire i soldi da stipendiato da quelli del Mose. Beh, diciamo che avrei ben ragione di compiacermi e di incazzarmi, però invece mi indigno. Vittorio Sgarbi, più tardi avremo al telefono Renzo Mazzaro, giornalista e scrittore, che è l'autore di un libro che ha previsto tutto, si chiama I padroni del Veneto. Renzo Mazzaro lo avremo al telefono tra pochissimo. Angelo Squizzato, allora sei d'accordo su questo distinguo che ha fatto Sgarbi tra Prima Repubblica e... Sì, sono d'accordo, ma in realtà non è proprio così, insomma, però Sgarbi ha detto la sua, Sgarbi porta sempre acqua al suo mulino, fa sempre spettacolo comunque. Comunque, in linea di massima sì, ma io vorrei fare una riflessione molto partendo dal titolo, come triste Venezia. Come triste Venezia se un sindaco come Giorgio Orsoni, cattolico, professionista affermato, simbolo della pulizia politica, simbolo di un PD che vuole cambiare l'Italia in meglio, se questo... No, ma guarda che oggi l'ufficio stampa, no, la direzione del PD di Padova ha detto che né Orsoni né Marchese sono iscritti al PD. Quindi non possiamo neanche chiamarli il PD. Guardi, non mettiamoci a ridere, leggiamo i documenti che hanno fatto a suo tempo, guardiamo con chi è. La nuova direzione regionale del PD, qua hanno mandato questo comunicato e ci siamo tutti messi a ridere. A me questi qui sono piccinerie alle quali non vorrei guardare, io guardo la sostanza. Come triste Venezia su un uomo così... Ricevi in casa il mazzettaro, riceve il mazzetto, uno ricco tra l'altro, lui è ricco di famiglia di suo, cioè questo è per me inconcepibile, questo è il discorso. A questo punto io dico, sono felice che siano cadute queste persone, sono felice che questo scandalo sia, tutti noi ci siamo sbigottiti, sconcertati, amareggiati, no, io sono felice che sia caduto questo. È necessario che gli scandali accadano perché rifuggono la verità, dice San Paolo. Mi richiami i miei anni di latino, ecco. Voglio dire, professore, è necessario che gli scandali accadano, ecco. Ma però in questo caso è necessario che gli scandali siano scoperti. Poi tutta questa retorica, questo buonismo, ma aspettiamo che si faccia il suo corso, aspettiamo le sentenze, ma cosa volete aspettare? Sono 3 anni che sono indagando i magistrati, hanno prove inconfutibili, può darsi che qualche avvocato bravissimo riesca a qualcuno a attenuare la colpa, che qualche marachella venga passata in sottopiano, ma ragazzi, sono 3 anni di indagini, documentazione, ci sono confessioni firmate, non diciamoci sciocchezze. Poi ecco, volevo, se mi dai un attimo soltanto, ho visto due messaggi, dicevo, ma voi giornalisti dove eravate? Dicevo un messaggio, neanche un giornalista veneto sta indagando, e l'altro diceva, i giornalisti dove erano? Guardate, io faccio giornalista, l'ho fatto per 40 anni, ma se ci sono voluti anni di indagini di finanza sofisticate per portare alla luce queste cose qua, cosa può fare un povero giornalista? Se non scrivono delle cose generiche, e abbiamo visto che le ha scritte delle cose generiche, ma come fa se noi, se io ieri sera per aver commentato il fatto che un politico non poteva non sapere e quindi un politico doveva intervenire, perché se queste cose le so io come voce, e ha ragione Marcato, se le so io come voce, sento queste cose qua, le so io, ma tu invece che sei dentro di tutto, tu che sei sindaco, che sei parlamentare, che sei stato un uomo di potere, tu dove eri tu? Non io giornalista che non ho gli strumenti per indagare, non ho neanche i soldi, e se uno mi minaccia una piccola querela devo stare atteso, tu ritorno, sai, no? Così via, ti chiudo la bocca, no? Ebbene, ieri sera un signore che è il nostro interlocutore, per aver fatto questo, salutare malissimo, minaccia di querela. Vi rendete conto, amici che ci ascoltate,
in che mondo il giornalista si muove. Quindi sì, noi abbiamo tante colpe con i giornalisti, non voglio fare l'avvocato difensore, però ricordatevi, ecco, che è difficile, il giornalista oggi si muove in un mondo dove basta pochissimo per chiudere la bocca. Questo, ecco. Quindi ecco, io sono felice che queste cose siano venute a luce, siano state scoperte. Non facciamoli i porti, non facciamoli infigarli. Queste cose noi le avevamo subodorate e tutti noi qua, dica di voi, hanno usato queste cose. Certo. Certo, lo diceva lei, allora è, quindi è giusto, è finalmente, grazie finanziari che avete messo in luce questo. Angelo, a parte il fatto che Verissimo è un giornalista anche coraggioso che fa un errore, in base alle leggi sulla stampa oggi può prendere querele milionarie, ti mangiano le rotative, addirittura, ecco, quindi, qualcuno ha anche rischiato il carcere, qualcuno, quindi, Paolo Longanesi era anche stato, esatto, in carcere, però vorrei dire che il faldone che aveva tra le ginocchia ieri Sergio Berlato, con tutte le denunce, sì, però, che ha portato a Vura, ma le diciamo tutte, gliele andate agli imprenditori, sì, 10 giorni prima che finissero le elezioni, con Berlato noi Fratelli d'Italia Nazionale siamo andati con le nostre bandiere davanti alla procura a Piazzale Roma, abbiamo tirato fuori il faldone, abbiamo sventolato le bandiere e abbiamo detto massima chiarezza, massima pulizia. Ebbene, la notizia che siamo stati un mese fa a fare questa cosa è apparsa su alcuni quotidiani veneziani oggi dicendo un mese fa l'hanno fatto, no, ma il giorno in cui l'abbiamo fatto non c'è stato sulla stampa il risalto che noi pensavamo dovesse esserci, nel senso che noi abbiamo detto guardate che questo è un faldone. Salvo Rete Veneta, voi ce l'avate, infatti. E anche altre televisioni. Comunque, allora, ecco a voi tutti i voti da sinistra, da criminali a ladri, da mafiosi, politici disonesti. Io dico sempre, accusiamo, così si può anche sparare nel mucchio, però bisogna sempre dei mafiosi prove. Chi ci vede e ci ascolta. Deve rendersi conto che queste cose che sono uscite in questi giorni, ieri e oggi, sono cose reali, vere, la finanza le ha accertate, noi diciamo aspettiamo il corso, sono vere, sono reali, non credo che il giudice abbia preso una cantonata e che i finanzieri siano andati a inventarsi prove, ecco. Abbiamo quel famoso questore messo per 3 anni dentro che gli hanno rovinato la carriera, che è stato poi assolto pienamente, qui abbiamo documenti, qui abbiamo documenti. Ma credo che, dopodiché, per carità, ci possono essere degli errori, ma non possiamo pensare che tutta l'inchiesta sia un errore. Quindi, che il Bose sia stato una coppia di verginelle del Santissimo Sacramento che lavoravano da mattina alla sera, così a maggior gloria di Dio. Noi siamo sempre garantisti, sì, chiaro, vale la presunzione di innocenza. Dopodiché, quando saranno condannati, bisognerà, come propone qualcuno, niente più, però, incarichi pubblici, però, direttore, non li pensiamo a Verginelli, no, del convento di San Giuseppe, che operano a maggior gloria di Dio, ecco. Questi qui hanno lavorato a maggior opera propria, o no, così dite voi. Insomma, ma su questo non c'è dubbio, le tolgo solo, mi spiace, ma perché dobbiamo andare alla pubblicità e poi torniamo subito, riprendiamo da lei, allora, pubblicità. Consorzio Inizia Nuova, sponsor. Ha ha ha.